Dalle ciminiere di Catania iniziano oggi i 3 giorni dedicati alla protezione civile. A questa seconda edizione partecipano oltre 60 espositori, associazioni di volontariato. In più ci saranno momenti di confronto, di approfondimento con workshop, convegni e momenti appunto rivolti alle scuole. Uno dei momenti formativi dedicati agli studenti delle Sante Giuffrida di Catania riguarda il rischio vulcanico organizzato dal Servizio di Protezione Civile di Catania. Cosa succede? I veicoli rimettono in circolazione. Vivere con il vulcano e conoscerne i rischi. Questo è il tema del convegno organizzato dal Servizio Rischio Vulcanico Etneo della Protezione Civile, non nuovo a questa esperienza di informazione rivolta alle scuole. Più di 100 gli alunni delle scuole dell'obbligo che hanno partecipato insieme agli insegnanti ad una lezione sulla conoscenza del rischio vulcanico per imparare norme e comportamenti da seguire in caso di eruzioni. Se nella nostra scuola abbiamo fatto delle prove contro i terremoti e già eravamo abbastanza istruiti. Comunque questo è stato un ulteriore approfondimento. E proprio partendo dalla base, quindi proprio dagli alunni delle scuole elementari e medie, riteniamo che bisogna dare la giusta formazione per sapere lo stato di rischio in cui si può andare incontro vivendo attorno al vulcano, ma anche cercare di farli avvicinare a questo bellissimo aspetto anche scientifico affinché loro possano diventare nel futuro anche dei professionisti del settore. Per cercare di limitare i danni possono uscire con l'ombrello per evitare la... I settori espositivi rappresentanti in fiera sono 4: previsione, prevenzione, intervento e ripristino, con una particolare attenzione ad abbigliamento tecnico, allestimenti speciali di automezzi, attrezzature sanitarie di pronto intervento, dispositivi e mezzi antincendio, comunicazione e sistemi satellitari. Qual è la novità di quest'anno? Beh, la novità di quest'anno è questo strumento tecnologico, è un PC portatile per la videoregistrazione che si usa a bordo veicolo ed è, consideriamo, uno strumento indispensabile e utile per tutte le attività di presidio del territorio, di controllo e per intervenire nei casi di emergenza. È molto semplice perché è mobile, nel senso che si può portare dal veicolo, si può estrarre dal veicolo e continua ad avere le sue funzioni. Si possono registrare immagini e trasmettere in centrale in modo tale che la centrale può, acquisendo le immagini, intervenire nel modo più idoneo. Oggi abbiamo il piacere di consegnarla in esclusiva per tutto il territorio nazionale al Dipartimento Generale della Protezione Civile della Regione Sicilia, proprio uno di questi strumenti per poter essere provato e vederne proprio le capacità e le prestazioni. Speriamo che possa essere utile per tutti gli operatori del campo. Comunicare per informare, la comunicazione nella protezione civile deve utilizzare appositi canali tematici. Di questo si è parlato alla comunicazione nel sistema di protezione civile, il ruolo degli enti locali, del volontariato e dei media. Comunicazione e informazione al cittadino, un impegno che la protezione civile regionale siciliana ha come obiettivo da quando è stato istituito un ufficio. Un appuntamento ormai consolidato a questa seconda edizione Pronto Intervento Expo di Catania, dove si è parlato di comunicazione in emergenza, del ruolo dei comunicatori pubblici multimediali, dell'importanza dell'informazione con i media, delle nuove tecnologie di supporto per una comunicazione efficace. Un convegno che forse riscuote più interesse per la sua particolarità dei temi che non per le attività di protezione civile che poi sono ben conosciute. Ah sì, è uno sforzo di approfondimento che viene da lontano, viene da un'esperienza, quella siciliana, che è di tutto interesse e soprattutto è probabilmente l'unica in Italia, almeno in questo momento. Quindi è un ottimo contributo che si dà al Servizio Nazionale, soprattutto in un settore che è quello della comunicazione di protezione civile, che ad oggi è forse particolarmente poco esplorato. Quindi un motivo di merito per l'organizzazione della Regione Sicilia che ha fatto questo sforzo e che darà senz'altro un contributo, direi, determinante allo sviluppo maggiore di questo settore. Flessibilità e capacità organizzative, reti e network, scenari futuri per le pubbliche amministrazioni. La comunicazione della pubblica amministrazione sta cambiando notevolmente. La produzione audiovisiva in particolare si sta posizionando come nuovo modello di comunicazione. Dal 2002 ad oggi le pubbliche amministrazioni che producono audiovisivo sono passate da 16 ad oltre 100. C'è
una strada che è percorribile, che è quella di un contesto di social network delle pubbliche amministrazioni che producono audiovisivo. Vediamo dove si potrà andare a finire. Una comunicazione che in particolare nel settore della protezione civile richiede una specifica conoscenza dei ruoli e delle competenze in applicazione alla legge nazionale 150 del 2000 nelle pubbliche amministrazioni. Sicuramente comunicazione è diverso da informazione. La comunicazione è un ambito vastissimo, riguarda la parte verbale, la parte non verbale, i nostri comportamenti, da cui si mutuano altri comportamenti. L'informazione riguarda tendenzialmente l'opinione pubblica, cosa veicolare ai cittadini, in che modo, e sì, ci auguriamo tutti quanti che sia esaustiva, chiara e trasparente. E allora un aspetto importante è il rapporto tra la parola e l'azione. Io credo che in questo momento, in questo paese, manchi soprattutto il rapporto fra parola e azione. Voglio dire, tra quello che si dice e quello che si fa c'è un tale abisso che si è dimenticato che la gente, quando guarda l'ente pubblico, è più attenta a quello che fa che a quello che dice, e che nel caso che ci sia contraddizione fra ciò che si dice e ciò che si fa, ma guardi che questo capita anche a noi nella vita personale, se io dico una cosa e ne faccio un'altra, mia figlia crede a quello che faccio, non a quello che dico. La stessa cosa capita ai cittadini, se si proclamano grandi intenzioni e poi in realtà si fa clientelismo e piccolo cabotaggio, è questa seconda dimensione che prevale, non la prima purtroppo. Ci vorrebbero dei mass media attivi, combattivi. La sicurezza negli edifici scolastici, una delle attività del Dipartimento regionale di protezione civile ed è anche uno dei temi del convegno di oggi qui a Catania. Nel giorno conclusivo della seconda edizione di Pronto Intervento Expo, ancora un incontro a cura del servizio ricostruzione per la provincia di Catania. Si è parlato di verifiche di agibilità e messa in sicurezza delle scuole, un tema molto attuale visto che è in corso un monitoraggio di tutte le scuole del territorio. Proprio l'azione di ricostruzione fatta nella Sicilia orientale dopo il terremoto di Santa Lucia del 1990 e di Santa Venerina nel 2002 costituiscono una preziosa esperienza. È stato un lavoro duro, impegnativo e anche economicamente dispendioso per la regione, ma il Dipartimento regionale ha operato a seguito dei sismi del terremoto di Santa Lucia e quello di Santa Venerina, e proprio per l'edilizia scolastica ha speso qualcosa come 37 milioni di euro negli ultimi 5 anni. Quindi questo significa che l'attenzione è profonda ed è rivolta alla sicurezza dei ragazzi. Solo alla seconda edizione, Pronto Intervento Expo è un appuntamento importante per chi si occupa di protezione civile in Sicilia. Non solo per la possibilità di conoscere nuovi prodotti, ma soprattutto perché è occasione di incontro e di confronto. Sì, questa fiera sta crescendo, diventa un'occasione di incontro fra tutti gli operatori, dal volontario al dirigente, al sindaco, all'amministratore locale, quindi un momento di incontro, un momento in cui si fa anche una riflessione sui temi più importanti della protezione civile in Sicilia. È un momento anche per vedere le novità che ci sono, anche se oggi con internet si può arrivare ovunque, si può vedere qualsiasi cosa, però è sempre bello vedere di presenza le dimostrazioni pratiche, le esercitazioni. E con questo è tutto dall'Expo Catania Protezione Civile, alla prossima puntata. Arrivederci.